La voce pubblica. Ma che cos'è la voce pubblica? Una voce nell'aria, una voce dell'aria. E porta la calunnia, la diffamazione, la vendetta vile. E poi, che cos'è la mafia? Una voce, anche la mafia. Che ci sia, ciascuno lo dice. Dove sia, nessuno lo sa. Ma dove sono sti mafiosi? Chi sono? Sempre a dire mafia qua, mafia là. Ma che cos'è questa mafia? Nel 1961 Leonardo Sciascia scrive Il giorno della civetta, il suo primo giallo politico. È un romanzo breve che parte da un omicidio. È un delitto di mafia, c'è un costruttore che si chiama Colas Berna che nel momento in cui prende l'autobus e avviene questo delitto con colpi di lupara mentre questo sale sulla corriera per recarsi a Palermo. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro restò per un attimo sospeso, tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella, lentamente, si afflosciò. Da quel momento tutti i passeggeri che in questo primo mattino sono sulla corriera si spariscono, si dileguano e lui, Sciascia, dice che indietreggiano come un granchio. Non ho visto niente, niente. Non so niente. Io sono uno che si è trovato a scrivere della mafia proprio perché l'aveva vissuta negli anni dell'infanzia, ero stato spettatore della repressione Mori, spettatore infantile, ma appunto perciò un ricordo indelebile. A seguire le indagini è un giovane carabiniere venuto dal nord, il capitano Bellodi, un uomo di ragione che ha fatto la resistenza, che crede fermamente nei valori della democrazia. Scusate, ma voi di dove siete? Di Parma. Vicino a Milano? Sì, vicino a Milano. E da voi non ammazzano mai a nessuno? Incarnava un personaggio veramente conosciuto, cioè quel colonnello Candida, quel dei carabinieri, che era diventato un amico di Sciascia. La commissione antimafia viene istituita nel 1963, due anni dopo la scrittura del giorno della civetta. Quello dello scrittore di Racalmuto è il primo romanzo che parla apertamente della mafia, l'azzardo letterario che lo consacra a grande pubblico. Siccome la letteratura siciliana era povera di esempi sulla mafia, allora ho voluto scrivere questo racconto, Il giorno della civetta. È proprio un esempio narrativo di che cosa era la mafia nel passaggio da fenomeno rurale a fenomeno cittadino. Ancora non si parlava della mafia come qualcosa di ben definito. E c'era chi alludeva a un fenomeno letterario, c'era chi parlava di un fenomeno così più gangsteristico. Chi la qualificava come un modo di sentire di una popolazione, togliendo l'aspetto criminale. Quello di Sciascia è un giallo insolito. Il capitano Bellodi scarta la pista del delitto passionale, intuisce quella della speculazione edilizia e scopre subito la verità. Né per lui né per il lettore ci sono più dubbi, ma la verità deve essere dimostrata. Il romanzo giallo di Sciascia è il capovolgimento del genere, nel senso che c'è la chiarezza, c'è il morto ammazzato nella piazza, si incominciano le indagini e non si arriva mai all'individuazione del colpevole. Processare la mafia è difficile perché prove
lampanti non ci saranno mai. Bisogna sempre collegare con intelligenza gli indizi, ma questi indizi devono assumere valore di prova. Mi voto e mi rivoto. Mi fanno schifo queste cose. Sospirando. Ma che hai fa? Che hai fa? Passuli notti interi senza sonno. Dal capomafia ai picciotti, dai sicari alle eminenze politiche ed ecclesiastiche. Nel giorno della civetta si affolla un sottobosco di personaggi che costituiscono le catene di trasmissione della mafia. Ma tra tutti spicca per la sua tragicità la figura del confidente, Parrineddu, che rivela al capitano Bellodi un nome che non deve essere pronunciato. Parrineddu! Non ti dovevi mettere contro la Santa Chiesa. Ora che te posso fare? Niente. Dico solo che sei morto nel cuore degli amici. Non fosse stato per la paura, il confidente si sarebbe ritenuto felice. La paura gli stava dentro come un cane arrabbiato. Guaiva, ansava, sbavava, improvvisamente urlava nel suo sonno e mordeva, dentro mordeva, nel fegato, nel cuore. Su, avanti, voltatelo. Gioie, gioie, lo vinti, lo vinti, lo vinti, picchia la pioggia, uccidilo, 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 oh! Nel giorno della civetta, l'antagonista di Bellodi è Don Mariano Arena, il capomafia, la cui impunità è garantita dalle più alte cariche dello Stato e dal rispetto della gente. Ma il capitano sa che è lui il mandante degli omicidi ed è proprio lui che vuole incastrare. C'è un incontro fra due vecchi guerrieri che si danno l'onore delle armi e che si fronteggiano rispettandosi reciprocamente. Lei è un uomo. Anche lei, Don Mariano. Io, proseguì Don Mariano, l'umanità la divido in cinque categorie. Gli uomini, i mezzi uomini, gli ominicchi, i con rispetto parlando piglia in culo, e i quaquaraquà. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo. Baciamo le mani, Don Mariano! Don Marianino è tornato! Don Marianino è tornato! Povero cristiano, ritornato! Tra false confessioni, omertà e ritrattazioni, l'indagine del capitano Bellodi va a rotoli. La verità non può essere dimostrata. Tutto viene mistificato nel famoso delitto d'onore e la giustizia ne esce irrimediabilmente sconfitta. Ecco l'agnello di Dio, l'uscita della scuola. Agli occhi come il demone, sorriso come una tagliola. Ti dice che cosa ti costa, ti dice che cosa ti piace. Prima ancora della tua risposta ti dà un segno di pace. Io penso che in Sciascia l'idea della irredimibilità della società siciliana si debba trovare anche un qualche appiglio ad una realtà che aveva voglia e ha voglia di riabilitazione sociale, di poter una volta tanto vedere trionfare la giustizia. Questa è una terra bellissima, dottore. Peccato che ci sia questa cappa che la soffoca, non la lascia respirare. Speriamo che cambi il vento, capitano. Venga un po' di libeccio, di gregale, e ci porti un po' d'aria fresca. Posso dire che la conclusione è questa: Dio è morto, martise pure, e io mi sento bene. Voglio continuare a vivere, voglio continuare a pensare, voglio vedere dentro le cose, voglio giudicarle per come sono e voglio essere libero.